ottenuto dalla giuria del Gelato Festival Challenge una menzione speciale, il gelato al Rollò di Caltanissetta, realizzato da Michele Miracolini della pasticceria Miracolini di Caltanissetta. Semplicità con rispetto per la tradizione, senza dimenticare gusto ed estetica. Il gelato Rollò di Caltanissetta l'abbiamo realizzato con della base bianca, con della ricotta pecorina, e poi l'abbiamo ammantecato naturalmente e poi è stato stratificato in quattro stratificazioni nella vaschetta. Ogni stratificazione l'abbiamo realizzato con delle foglie biscuit alla mandorla. Mandorle e cacao e poi l'abbiamo pure falcito con della pasta reale ogni vario strato. Poi è stato ricomposto con del cioccolato sopra fondente e abbiamo poi realizzato il Rollò di sopra a livello visivo per poter fare conoscere il prodotto. L'idea nasce dal nostro Rollò classico tradizionale che è stato realizzato qui dai nostri antenati e l'abbiamo continuato noi pasticceri a realizzare negli anni. A questo punto abbiamo cercato di cambiare un po' il prodotto e cercare di conoscerlo anche in altre vesti. È un'emozione particolare che non ho mai avuto modo di provare perché non avevo mai partecipato a queste manifestazioni. A vincere il primo premio della tappa nissena della manifestazione è stata la colomba con mascarpone di Davide Pernaci della pasticceria Stella.